Ciao a tutti e bentornati su Stars in the City. Oggi trattiamo la seconda puntata dei segni d'acqua, quindi dedichiamo il video allo scorpione. Io vi lascio al video e ci vediamo alla fine. Passiamo al magnetico, plutonico, combattivo, segno dello scorpione. Qui abbiamo un'acqua abbastanza profonda da non far vedere neanche qual è la zona di comfort. La zona di comfort dello scorpione è l'ombra. È un'acqua governata da Plutone, appunto, che è un pianeta che indica la trasformazione e per la trasformazione bisogna portare un po' di luce. Quindi luci e ombre sono insite in questo segno zodiacale e c'è anche Marte, quindi lo scorpione è il combattivo dei tre segni d'acqua, dei tre segni zodiacali d'acqua, quindi abbiamo un'acqua dinamica, non trasparente ma dinamica. Cosa significa? Che non ti fanno mai capire quello che vogliono, i loro sentimenti, ma intanto si muovono. Il problema è che tu avrai più difficoltà che con altri soggetti a comprendere qual è la loro reale intenzione e qual è la loro direzione. Perché? Perché amano nascondersi, fa parte della loro natura, altrimenti diventano e si sentono vulnerabili. La vulnerabilità è una qualità del segno dello scorpione molto forte, molto sentita da chi lo possiede. Loro giocano sulla difensiva, non soltanto perché a volte non sono animati da intenzioni cristalline e trasparenti, ma anche perché si sentono particolarmente vulnerabili. Lo scorpione ha molta paura, e ciò nonostante non può evitare di combattere. Quindi, insomma, nascere sotto questo segno zodiacale porta a essere un po' contraddittori e ad attrarre delle persone magari un po' contraddittorie. Un po' anche in lotta con se stesse, però molto affascinanti, molto magnetiche. Qui non sempre alberga la bellezza standard, perché comunque lo scorpione è l'esilio di Venere, però il magnetismo e l'energia prettamente sensuale che il connubio di Plutone e Marte creano rende queste persone terribilmente magnetiche, comunque se non attraenti, comunque seduttive, seducenti, a volte insomma irresistibili. Per chi vive molto nel regno degli istinti e magari non cerca di intellettualizzarsi molto, non lavora molto sulla consapevolezza, un partner dello scorpione potrebbe essere croce e delizia, perché comunque sono delle persone molto strategiche, delle persone che non sono molto impulsive, calcolano i momenti, le parole, le intenzioni, mirano sempre a qualche parte e poi sono animate dalla capacità di percepire l'altro in profondità e di coglierne le falle emotive. Solitamente lo scorpione poco evoluto può tendere a muoversi attraverso le debolezze della persona che ha di fronte. Quindi chi ha un sole in scorpione può attrarre partner di questo tipo che mostrino delle parti di sé che magari non sono tanto in luce, perché ovviamente la manipolazione non fa parte, diciamo, dell'evoluzione della specie, ma fa parte di chi ha paura e pensa di non poter giocare a carte scoperte, perché altrimenti non arriverebbe agli stessi risultati. Quindi, qui questo è uno dei segni che più di altri ha bisogno di consapevolezza perché potrebbe tendere anche a distruggere, a compiere delle azioni poco nobili, sempre animato da questa paura e da questo senso da questo bisogno di lotta e anche da questo senso di buio, perché lo scorpione vede gli altri brillare, il plutoniano ama brillare ma vuole ostentare timidezza, vuole nascondersi,
gli altri non hanno questa contraddizione, quindi se si trovano a brillare, brillano a prendere la scena e lo scorpione ne soffre, ne patisce perché vorrebbe essere al loro posto e li combatte. Quindi insomma hanno bisogno di tutta la nostra comprensione. Allora, questi sono i partner che si vanno ad attrarre o comunque che fanno da specchio, che è un sole nello scorpione. Ovviamente gli aspetti che il sole scorpione riceve da Marte e da Plutone all'interno del tema natale sono i più importanti perché sono quelli del proprio governatore, ma vediamo di arrivarci per gradi e di partire dalla Luna. Una congiunzione Sole, Luna e Scorpione rende la persona terribilmente combattiva, ma anche magnetica, ma soprattutto sensuale. Qui la seduzione è a 360 gradi, la persona non riesce a muoversi se non seducendo e avvolgendo con la propria energia, con i propri modi di fare, discreti ma potenti, l'altro. Quindi qui abbiamo una fusione di maschile e femminile molto 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 intensa che si spera abbia un buon dialogo con il resto del tema natale. Io ho notato che nella congiunzione Sole-Luna a volte capita che i ruoli si invertano, quindi che si tenda ad attrarre magari un partner maschile che sia un po' più debole con una donna che faccia la parte del maschio praticamente. A volte si invertono un po' queste cose, o l'uno dei due vive all'ombra dell'altro, quindi il partner femminile può vivere all'ombra del partner maschile, o viceversa, a seconda anche insomma del resto del tema natale. Quindi è una congiunzione che fonde maschile e femminile, confondendo anche i ruoli. Un ottimo aspetto di questa congiunzione con Marte, un trigono, un sestile, anche con Marte e con Plutone, rende la persona estremamente capace di esprimere queste doti molto profonde, anche questo talento, un talento sportivo, un talento artistico, anche un talento creativo potentissimo che può dare veramente luogo all'eccellenza di grandi artisti, di grandi creatori, dei creativi, dei compositori. Quindi è molto molto importante. Quando cominciano ad esserci delle dissonanze, già una congiunzione Sole, Luna, Marte in Scorpione è veramente veramente intensa. Quella persona deve sfogare fisicamente tutta questa energia, che tra l'altro è un'energia emotiva, dirompente e contraddittoria. Qui si spera che Urano non faccia opposizioni, non faccia dissonanze, altrimenti è come se avessimo un fiume d'acqua, una bomba d'acqua che si scontra magari contro un muro, no? Che trova sempre un muro e quindi tende all'implosione. Non ci dimentichiamo che uno scorpione poco evoluto, uno scorpione poco consapevole di sé può essere anche distruttivo, autolesionista e perdersi in un bicchiere d'acqua. Non dimentichiamo mai la grande emotività dei segni d'acqua, e l'emotività non sempre segue una linea logica, quindi se trova degli ostacoli potrebbe ritornare al mittente e affogarlo, perché okay? Noi siamo fatti delle nostre sostanze, chi è di terra è troppo statico, chi è d'acqua viene sommerso da se stesso, ok? Che di terra è monolitico, non riesce a spostarsi dal posto in cui sta, e invece chi magari è un segno d'acqua viene travolto dalle proprie emozioni. Quindi una congiunzione Sole, Luna, Marte e Scorpione, così bisognosa di combattere, a volte se non è molto consapevole, combattimento fino a se stesso, un cercare il bersaglio nell'altro, no? Vedere il nemico dovunque, se non è molto consapevolizzata. Se ha delle dissonanze di Saturno e di Urano, quindi non riuscire a muoversi, ma anche una dissonanza in questo caso di Plutone, potrebbe implodere e perdersi nel famoso bicchiere d'acqua. Qui comunque la sensualità, il fascino, la capacità di affascinare gli altri, se c'è un buon aspetto con Nettuno, anche le folle. Qui abbiamo proprio un esibizionista, un istrionico, un creativo, un artista a 360 gradi.
o uno sportivo, perché qui Marte è pura energia emotiva che deve esprimersi. Chi ha queste congiunzioni nel tema natale non troverà mai un partner banale, non può unirsi ad un partner ordinario, perché ha bisogno di una controparte che sostenga tanta intensità, tanta sensualità. Qui abbiamo alte prestazioni erotiche, qui c'è un tasso di Eros, un bisogno di congiungersi con l'altro, è un bisogno di fisicità tangibile che deve trovare il suo sfogo, perché altrimenti qui la persona va in tilt, no? Quindi insomma anche il partner deve essere all'altezza di tutta questa energia. Quando c'è Se dovesse mai esserci una dissonanza di Marte, un'opposizione di Marte al Sole o non volesse il cielo a una congiunzione Sole, Luna e Scorpione o un Marte opposto, qui si crea una lotta di potere, perché già Marte in Toro è un controllore, probabilmente più fisso e più ostinato di un Marte in Scorpione. Quindi qui si crea una lacerazione proprio all'interno del soggetto, come in termini di lotta di potere, che a un certo punto potrebbe qui mandarlo in tilt, perché la persona vuole controllare. Ricordate che nello Scorpione c'è questa valenza, ma non riesce a sedurre, non riesce a esprimere la propria vena, quindi o subisce il Marte altrui, quindi delle incursioni, degli attacchi altrui, o comunque è una persona che non riesce a esprimersi, a mettere in pratica se stesso. Chi ha questa opposizione, oltre ad avere sicuramente delle tensioni interiori, delle difficoltà, diciamo, oggettive a gestirsi, potrebbe incorrere in un partner che proprio per l'opposizione di Marte, o anche questo accade anche per le quadrature dall'Acquario o dal Leone, non si conceda totalmente, abbia diciamo, delle difficoltà ad armonizzare l'energia sessuale, le reazioni, e quindi magari procede a scatti con nervosismo. Qui potremmo avere delle grandi collere con la quadratura di Marte, o anche l'opposizione ai luminari in Scorpione. Qui potremmo avere delle collere esplosive, proprio nate da questa tensione perenne che la persona vive, e questa lotta di potere interiore, vissuta in prima persona proprio a livello interiore. E quindi poi va bene, all'interno di un tema natale, con delle buone posizioni di altri pianeti come Giove, come Venere, come Saturno, comunque la persona ha degli appigli e riesce a ritrovare la propria ortodossia, il proprio autocontrollo. I trigoni sestili di Marte invece, ad un Sole in Scorpione, una congiunzione Sole, Luna e Scorpione, sono veramente favoriti, perché non provocano né gli eccessi del Marte in Scorpione che si congiunge ai luminari, permeandoli comunque di energia sì sensuale, che è meravigliosa, e quindi di magnetismo, ma anche di tanta combattività. E quindi un trigono sicuramente rende la personalità magari meno magnetica, meno tombeur de femme o tombeur des hommes, però porta l'energia della lotta, l'energia le reazioni, gli istinti, la sensualità ad un'armonia e ad una gestione, ecco, ad una gestione più armoniosa, diciamo, delle energie primordiali, delle energie del primo chakra, e rendendo questi scorpioni veramente performanti, molto più equilibrati e molto e meno eccessivi di conseguenza. Un aspetto molto molto interessante legato al Sole dello Scorpione è la congiunzione di Mercurio. Qui l'intelligenza arriva proprio alla quintessenza. Qui abbiamo un fiuto, una capacità analitica, una capacità
di approfondire senza essere pesanti, senza le pesantezze di altri segni e di altri mercuri. Qui c'è una sottigliezza, un'intuizione, un colpo d'occhio, una capacità di comprendere che rende le persone veramente geniali. Questa congiunzione Sole Scorpione e Mercurio in Scorpione rende molto abili con la finanza, con gli investimenti, con le speculazioni finanziarie, perché comunque i pianeti Scorpione, soprattutto Mercurio che è cerebrale, conferisce un pensiero quasi medianico. Qui il fiuto il fiuto veramente acquisisce delle sfumature notevoli di intuizione, di andare proprio a colpo sicuro, che veramente non si può non citare, non si può non fare riferimento ad una sorta di medianità che comunque pervade tutti i pianeti in Scorpione, che comunque sono governati da Plutone, che è anche il re dell'Ade, quindi è un pianeta che ha tutta una serie di simbologie legate alla morte, al mistero, alla magia, e unito a Marte ha anche la perseveranza e la forza di affrontare questi argomenti. Quindi abbiamo un intuito superiore. Qui abbiamo veramente la marcia in più. Usare queste doti in maniera nobile rende queste personalità particolarmente fortunate e particolarmente favorite dalle stelle, porta queste persone a raggiungere veramente l'eccellenza negli ambiti che a loro più confacenti. Quindi parlavo di finanza, qui abbiamo dei fotografi eccezionali, degli indagatori, una qualsiasi professione legata alla ricerca, alle investigazioni, alla scoperta di misteri a 360 gradi, è uno degli abiti migliori che questa posizione di Mercurio può trovare, no? Può indossare. E quindi anche il partner di chi ha una congiunzione Sole, Mercurio e Scorpione sarà sicuramente una personalità mai banale, una persona con un grande senso dell'umorismo, perspicace, acuta, attenta, molto intellettuale, molto profonda, capace veramente di interessarsi di tante cose, capace di trattare tantissimi argomenti, veramente un pozzo di scienza e soprattutto una personalità mai noiosa. E soprattutto una personalità mai noiosa. Qui abbiamo veramente una delle posizioni più interessanti, anche più ironiche, più sarcastiche, che simpatiche di tutto lo zodiaco. Se quindi anche il partner potrebbe avere cotante doti, oltre a chi lo possiede nel tema natale, è inevitabile che si attraggano delle persone che sono sulla stessa frequenza. Se questo Mercurio riceve delle opposizioni dal segno del toro, ahimè, si può sconfinare nell'ossessione. Qui la capacità di indagare diventa ossessione, morbosità, magari controllo eccessivo. Insomma, qui potremmo, anche gli stalker, insomma, ragazzi, abitano anche qui, però con degli interessantissimi e graditissimi punti di talete all'interno del tema natale, magari dal segno del cancro, dal segno del capricorno, dal segno della vergine e dal segno dei pesci. Vedrete che l'energia si ridistribuisce in maniera equilibrata. Quindi, oltre a Mercurio, un'altra bella posizione per il Sole è
soprattutto nei casi in cui ci sia, per esempio, una congiunzione Sole, Marte in Scorpione, è molto gradita la posizione di Venere. Nonostante questa non sia la posizione più felice di Venere, perché qui è in esilio, e nonostante la Venere in Scorpione predisponga ad avere delle relazioni sentimentali sofferte, tumultuose, ricche di alti e bassi, di tensioni, di gelosia, anche di colpi di scena, soprattutto se ci sono delle lesioni di Urano e di Marte, ma anche di Giove, perché no? Nonostante questo, nel caso della congiunzione Sole, Marte e Scorpione, la Venere addolcisce molto, quindi regala una grazia e una dolcezza a quel connubio di lotta e sensualità che quella congiunzione Sole-Marte in realtà può essere, quindi e conferisce anche tanta bellezza. La congiunzione Venere-Sole in Scorpione rende le persone estremamente affascinanti, magnetiche, veramente veramente dei propagatori di ormoni. Sono veramente delle persone molto molto sensuali, sono delle persone irresistibili, spesso si tratta di persone irresistibili, sensuali, che sanno dosare la seduzione, andare nel profondo, colpire e anche fuggire. A volte, sapete, non è la gradualità, la staticità, la serenità, non sono delle doti insite nel segno dello Scorpione, quindi neanche la Venere o Giove riescono a garantirle. Però, Venere, il pianeta della piccola fortuna e della bellezza e dell'amore, Giove, il pianeta della grande fortuna, uniti al Sole, riescono a permettergli di esprimere una sensualità, un fascino, una bellezza, delle doti artistiche, delle doti interpretative squisite. I pianeti in Scorpione elevati, quando appartengono ad una coscienza elevata, una persona che comunque è riuscita a governare tutta una serie di istinti, diventano qualcosa di irresistibile. E un fascino, io da Toro dico che rappresentano un fascino irresistibile. Qui abbiamo proprio la seduzione, l'intelligenza, il magnetismo, il fiuto, la simpatia, la sensualità. Che altro dire? Si vede che mi colpiscono, che spesso mi colpiscono quando riescono a far brillare, a far predominare la luce rispetto all'ombra. Le incarnazioni nel segno dello Scorpione non sono mai facili, sono sempre impegnative, perché non amano la luce, perché c'è una grande quantità, diciamo, di ombra su cui lavorare, quindi da portare alla luce, e spesso c'è questo gioco forza. Però ricordate che solo delle grandi anime possono prendere dei grandi impegni, delle grandi difficoltà anche nella vita, soltanto chi ha una grande capacità di trasformazione, spalle larghe, può accettare di incarnare tutta una serie di istinti e di sentimenti a volte contraddittori, laceranti e magari non molto facili. Quindi il potenziale che è insito nel segno dello Scorpione è altissimo, è veramente alto. Dei diamanti dello zodiaco, perché quando brilla credo che riesca ad accecare veramente veramente tutti. Passando a Giove, che stavo accennando prima nella congiunzione di Venere, abbiamo una congiunzione di Giove al Sole, rende la persona è un po' più esibizionista, comunque più predisposta ad esporsi dello Scorpione tipo. Magari anche la persona che ha un
non dico un'ossessione, ma una predisposizione alla legalità, alla correttezza e all'ufficialità che stride magari con il segno dello scorpione, che magari ama avere vite parallele, non ama tanto l'ortodossia, ama il rischio e quindi proprio per sentire quelle emozioni forti, sì, magari a volte si caccia in situazioni un po' rischiose. E qui abbiamo uno strano ibrido, abbiamo lo scorpione buono, tra virgolette, lo scorpione che tende a, che probabilmente è un anima che probabilmente ha fatto tutto un percorso, tutto un processo e quindi è magari destinata, è già favorita a mostrare uno dei lati migliori. Se ci sono delle grandi opposizioni, magari dal segno del toro, quando mai, oppure delle quadrature da Saturno, da altri pianeti, nei segni del leone e dell'acquario, probabilmente questa positività, questa legalità, questa trasparenza, questo amore per il giusto deve lottare un po' per sbocciare. Quindi si deve formare soltanto un embrione e bisogna vedere nella lotta chi vincerà, se chi lo oppone o chi se chi lo oppone o se questo o se Giove riuscirà a brillare come deve, se riuscirà a brillare come deve. Le quadrature, le opposizioni di Giove a un Sole in Scorpione rendono una persona particolarmente trasgressiva, particolarmente amante del rischio. Qui il fiuto, il proverbiale fiuto scorpionico viene meno, perché comunque ragazzi, se Giove, oltre ad essere la legalità e anche la lucidità, nelle opposizioni si prendono delle sviste madornali, tanto è vero che negli anni, ogni 12 anni, quando si ha Giove opposto al Sole, io consiglio sempre cautela, perché le cantonate e le fregature proprio cadono a pioggia, perché viene, sì, un riflettore viene punta, il nostro lato ombra, tutte le nostre parti irrisolte, tutte le nostre paure, e quindi diciamo che si manifestano tutta una serie di eventualità e di occasioni che a volte ci fanno cadere o comunque prendere lucciole per lanterne. Immaginate chi nasce con questa opposizione. Qui potrebbe accadere che uno scorpione molto sicuro di sé, perché comunque di alcune cose, lo scorpione è timoroso, però di alcune proprie doti personali è molto sicuro, come il fatto di farla franca spesso, di essere un po' più furbo degli altri, di essere sottile, di insomma di sgamare, di non farsi sgamare. Qui con l'opposizione dal toro, di Giove, con l'opposizione di Giove dal toro, potrebbe rimanere immutata questa grande sicurezza, addirittura potrebbe essere accentuata, quindi di sconfinare nell'arroganza, nell'eccesso di sicurezza, e però non avere magari non avere fondamenta, basi solide su cui appoggiarsi, e quindi qui abbiamo o una legalità che viene a mancare, un vivere una vita fuori dalle regole a 360 gradi, o vabbè, avere una vita magari parallela, oppure quando non si vuole, lo spirito per delinquere non è così spiccato, si prendono delle cantonate. Qui abbiamo con le opposizioni nel segno del toro, anche Urano fa scherzetti del genere, per fortuna che Mercurio non si discosta mai più di 28 gradi dal Sole, che quindi mal che vada uno scorpione può averlo nei due segni confinanti, quello precedente e quello successivo, e mai opposto, perché qui insomma in questi rari casi, questi casi che comunque capitano di opposizione dal toro, che tutto vuole controllare, lo assistiamo a degli scorpioni che si perdono e che insomma sì, a volte perdono la loro infallibile mira, il loro infallibile fiuto. Quindi attenzione per esempio alle speculazioni finanziarie, perché il volere troppo vi porterà a fare degli errori. Ovviamente i punti di Talete sono ben graditi in questi casi, quando abbiamo delle opposizioni dal toro, di Giove, di Marte, di Saturno, che cosa ve lo dico a fare, di Urano,
I punti di Talete, sempre dalla Vergine, dal Capricorno, dai Pesci e dal Cancro, sono particolarmente graditi perché offrono altri punti di vista e altri sfoghi per queste, per l'energia che rimane incastrata, incapsulata da queste due polarità. Le quadrature di Giove dall'Acquario e dal Leone a un Sole in Scorpione possono portare, nel caso di Giove e Leone, ad una sorta magari di arroganza. Qui riabbiamo l'eccessiva sicurezza o... Qui c'è un gioco forza particolarissimo, come accade per l'Acquario, perché il Sole in Scorpione comunque tende a proteggersi, tende, come ho detto prima, a non mettersi troppo alla luce del sole, a non esporsi, anche se vorrebbe terribilmente per la vanità. Però qualcosa lo frena, proprio quell'istinto di protezione. Con la quadratura di Giove dal Leone, insomma, la spinta all'arroganza e la spinta a farsi vedere, a sbandierare, potrebbe diventare molto marcata, molto forte, e anche in questi casi si può perdere il proverbiale fiuto e quella sacra tendenza a proteggersi e scoprirsi magari nei momenti meno opportuni, perché comunque se Giove, oltre a essere la legalità, è la trasparenza, è la lucidità, anche in questi casi, per orgoglio, magari per vanità, la lucidità viene meno e quindi si compiono delle scelte poco opportune, e, insomma, nell'ordine della smargiassata potrebbe accadere questo. Una invece quadratura di Giove dall'Acquario ad un Sole in Capricorno, questa è delicata, perché qui abbiamo due volontà simili con delle modalità completamente diverse. Allora, lo Scorpione è furbo, l'Acquario è furbo. L'Acquario sa di avere un intuito pazzesco per cogliere l'attimo, sfruttare la situazione, l'occasione, no, la capacità di essere al posto giusto nel momento giusto, a meno che non ci siano delle grandi dissonanze. È un segno delle opportunità, e quindi a ottave basse anche dell'opportunismo. Lo Scorpione, per le intenzioni, non è da meno, con delle modalità completamente diverse. Un eccesso di sicurezza e un eccesso di volontà di manipolare gli eventi e le persone intorno a sé, la volontà di manipolarle con due modalità così diverse, una sottile, strategica, che non ha fretta, Sole Scorpione, non ha fretta di arrivare alla preda, di cucinarla a puntino, di essere sicuro che la preda, lo Scorpione non si scopre mai se non è sicuro che la preda è cotta. E invece un Giove che pensa di avere tutto e subito, un Giove in Acquario, che pensa di avere tutto e subito, di cogliere l'opportunità, un Giove impaziente, un uraniano, e insomma fanno crollare il castello sul più bello. Quindi, insomma, chi ha questa posizione angolare deve conoscere questa predisposizione e star sereno, e probabilmente lavorare sul lasciar liberi gli altri senza magari tendere a gestirli troppo, perché non gli viene bene. A meno che non ci sia un grande lavoro su di sé, di armonizzazione di queste due forze contrapposte. E insomma, voglio dire, la vita è un percorso lungo, la crescita personale è un percorso lungo, quindi non c'è margine per tutti. Però se una persona non ci lavora, il consiglio è di prestare attenzione, perché potrebbero combinare il pasticcio. Quello a cui io assisto spesso è il pasticcio, quindi usare, poi pentirsi, far cadere il castello proprio mentre si mette la torre a volte. Quindi, insomma, attenzione, attenzione. I trigoni di Giove, i sessili di Giove al Sole in Scorpione, dal Cancro, dai Pesci, dalla Vergine, dal Capricorno, sono benedetti, portano lo Scorpione ad avere ulteriore fiuto, e quando osa nei suoi piccoli complotti, nei casini che uno Scorpione potrebbe fare, c'è anche una buona dose di fortuna e di lungimiranza ulteriore, che gli consentono, insomma, di non cadere e di non essere sgamato, che forse è la cosa primaria che interessa al nostro amico Scorpione.
Dopo Giove abbiamo Saturno. Allora, Saturno è la severità, l'ortodossia, l'autocontrollo, la regola. Ovviamente per uno scorpione è meglio che sia in se stile trigono, in questo caso la congiunzione non sta male, non è una cosa sofferta come nel cancro, per esempio, dove è in esilio, dove Saturno è in esilio. Perché qui rende lo scorpione molto ortodosso, quindi anche se da una parte c'è quella cedevolezza, quella tendenza a vivere gli istinti, qui l'anima che si incarna scegliendo questa particolare posizione, sceglie di guarire se stesso ogni giorno, sceglie di avere un autocontrollo, di avere qualcuno a fianco a sé che gli impedisca costantemente di sbarellare e di fare i danni che comunque uno scorpione o chi ha pianeti personali molto importanti, scorpione, ha. E quindi c'è proprio anche uno stress, soprattutto anche perché non esiste un tema natale rarissimo, un tema natale che non abbia poi dissonanze, quindi una congiunzione Sole-Saturno. Incarna la regola, se ci sono delle dissonanze, è una regola sofferta, è una regola patita. Chi ha questo aspetto nel tema natale, però, tende ad attrarre dei partner che sì, non si lasciano andare sicuramente, che probabilmente vivono poco quelle sfere tanto interessanti della doppia vita dello scorpione, no? Quel divertimento lì. Però sicuramente attrarrà un partner che riesce a controllarsi, che è anche troppo severo. Anche troppo severo verso se stesso e verso gli istinti. Qui abbiamo quindi anche una persona che può rivestire un'autorità, avere un ruolo molto importante in società, perché Saturno è anche grande spirito di sacrificio e di responsabilità e di impegno. Quindi non ci si castiga per nulla, non ci si castiga per soffrire, ma perché si sviluppa una capacità di prendersi le responsabilità, una capacità di lavorare, di abnegarsi, di rinunciare al divertimento, alle doppie vite, ai giochetti. Per fare cose serie, che quindi porta solitamente in un tema favorito e con le posizioni giuste all'interno del tema natale, a dei ruoli di rilievo, a un lavoro di grande responsabilità e di grande rispetto. Quindi c'è questo. Un sole opposto quadrato a Saturno, già lo scorpione insomma tende a sregolarsi ogni tanto, insomma qui si può aver ricevuto un'educazione poco ortodossa, insomma, qui bisogna lavorare molto perché la persona potrebbe essere particolarmente sregolata, proprio non riuscire ad avere una vita ordinata, ad avere relazioni magari lunghe, rapporti di lavoro lunghi, quindi c'è un lasciapiglia, un problema con i tempi, anche una tendenza ad esiliarsi e anche un sacco di pessimismo. Qui un sole in scorpione con opposto a Saturno in toro, per esempio, comunque quadrature leone, con leone c'è proprio un'amarezza e un disfattismo perché ci sarebbe una grande ambizione, una grande presunzione, un grande orgoglio, delle grandi aspettative, Saturno e leone, anche per l'educazione ricevuta, quadrata al sole, un sole che non riesce probabilmente a brillare, a meno che non si impegni, però io vi ricordo che lo scorpione, come i segni d'acqua in generale, è particolarmente pigro e quindi è difficile, anche quando gli si tende la mano, è difficile che l'accolga. Solitamente fanno finta, danno il contentino, sì, adesso miglioro, ti giuro che non lo faccio più. In realtà cercano soltanto di continuare a fare quello che facevano in maniera ancora più segreta. Quindi, quando ci sono grosse sfide, potrebbero avere delle difficoltà perché sottolineo che comunque abbiamo un segno pigro che ha paura di mettersi in discussione e che poi ama il stare nel suo brodo, anche se è un brodo incasinatissimo, insomma, in qualche modo si diverte molto e poi trova sempre qualcuno che magari riesce a stare in quel brodo. Altra cosa, perché lo scorpione cerca sempre di portarti vicino a sé, qualsiasi sono le sue condizioni, e mai di venire da te, anche se tu stai molto meglio. Non amano, insomma, non amano trasformare, nonostante siano nati con un sole che, essendo plutoniano, si deve trasformare, hanno delle grandi resistenze e spesso cercano di cambiare gli altri, di intervenire nella vita degli altri, però questo ovviamente ad ottave basse e quando la persona non ha sviluppato un centro di consapevolezza notevole, ma magari alle prime incarnazioni vive ancora di istinti primordiali.
Quindi i trigoni stessi di Saturno sono benedetti per lo Scorpione, la congiunzione anche. Allora passiamo a, sono rimasti Urano, Nettuno e Plutone, prima di passare. Urano congiunto ad un Sole in Scorpione porta ad attrarre partner completamente imprevedibili, nervosi, con scoppi di ira. Ad esserlo anche chi possiede questa congiunzione, sicuramente ha poca pazienza, scoppi di ira, lascia le cose a metà, molla a una, lì si spera che ci sia Saturno, magari congiunto è tostissima, ma congiunto sestile o trigono a questo Sole Urano, perché insomma ci vuole grande polso e grande determinazione e grande amore per le regole, per darsi proprio l'autocontrollo. Le quadrature di Urano e le opposizioni sono ancora più pericolose, perché comunque è un Urano contro Marte, quindi Sole Scorpione e Marziano, e quindi ci può essere lotta intestina, entrare in collisione, fare risse, insomma la persona è molto battagliera, molto litigiosa, a volte instabile. Sono degli aspetti da controllare, qui il sistema nervoso a volte va in tilt, insomma, sono delle persone sicuramente impazienti e nervosette. Se si ha questi aspetti nel tema natale, bisogna prestare insomma attenzione e vedere con chi si entra in immediata sintonia, perché potrebbe avere queste caratteristiche se non ne avete preso consapevolezza. Tanto è vero che chi ha questi aspetti, congiunzione Sole, Urano, Luna, Urano, spesso mi chiede: ma perché? Ma rovino tutto, rovino sempre tutto. Oppure si rovina sempre tutto o rovinano sempre tutto? No! E credo che qui ci sia una corresponsabilità importante del soggetto, tra il soggetto e gli eventi. Invece i trigoni di Urano e i sestili al Sole rendono la persona sveglia, ancora più sveglia, ancora più capace di cogliere le opportunità. Qui viene meno quel discorso che facevo della quadratura di pianeti in acquario, col Sole Scorpione. Quel tipo di energia uraniana è a favore del Sole Scorpione, e quindi abbiamo delle persone geniali, super intuitive, super veloci, furbissime, veramente dei gatti che sgattaiolano vicino a voi e neanche ve ne accorgete. Qui abbiamo veramente delle persone furbissime, sveglie, capaci di arrivare dove vogliono, queste veramente capaci di cogliere l'opportunità. Persone eccezionali, veramente. Dopo Urano abbiamo Nettuno, allora una congiunzione Nettuno-Sole, Nettuno e Scorpione risale agli anni 60 circa, perché negli anni 70 era già nei primissimi gradi del Sagittario. Allora una congiunzione Sole-Nettuno e Scorpione ha portato sia la rivoluzione sessuale, ragazzi, perché Nettuno è la psiche, e tutte le persone nate alla fine degli anni 50 e degli anni 60 hanno proprio assistito alla trasformazione dei costumi, no? C'è proprio una rivoluzione sessuale, una rivoluzione psicologica. Se non ci sono bei transiti di Saturno o della Luna, la congiunzione Sole, Nettuno e Scorpione può portare anche all'utilizzo di droghe, che infatti negli anni 60, quando ci fu Nettuno e Scorpione, ha preso piede notevolmente. Quindi c'è alcol, droghe, insomma liquidi, cose che annebbiano, anche psicofarmaci, però credo più droghe, credo che lo psicofarmaco appartenga più ai pianeti in pesci, lo vedo un po' più chimico. Comunque insomma ragazzi, i segni d'acqua, queste sono quisquilie, sono piccoli distinguo che lasciano il tempo che trovano. I segni d'acqua, un Nettuno in segno d'acqua, indica ad avere un certo rapporto con i liquidi, qualunque sia la loro natura. Se gli aspetti di Nettuno a quel Sole sono positivi, liquidi di natura positiva, altrimenti se abbiamo quadrature, opposizioni, anche una congiunzione troppo stretta, insomma può rendere le persone un po' sui generis, un po' nel sogno, un po' anche fatte, un po' anche ubriache. I trigoni invece probabilmente rendono lo Scorpione ancora più empatico, ancora più psicologo. Già lo Scorpione è capace di farti un attacco dopo che hai detto tre parole. Con un trigono, un sestile di Nettuno, effettivamente è ancora più empatico, quindi insomma si spera che utilizzi questa grande capacità di compenetrare le cose
per il bene e mai per intossicare o per il male, perché insomma lo scorpione una vena distruttiva ce l'ha. Passando a Plutone, all'ultimo pianeta del sistema solare, ormai all'ultimo pianeta ormai declassato anche ad asteroide, ma noi lo consideriamo ugualmente, Plutone congiunto al Sole è nel suo domicilio, quindi la quintessenza delle qualità dello Scorpione viene fantasticamente portata in luce, espressa, portata proprio a maturazione, a compimento. Qui abbiamo delle personalità estremamente magnetiche. Plutone è stato nel segno zodiacale dello Scorpione dal 1983 al 1995, quindi gli Scorpioni di quegli anni sono più Scorpioni degli altri, nel senso che c'è proprio una caratteristica della loro personalità che è accentuata, quindi il magnetismo, la trasformazione, la sensualità, anche la manipolazione, l'esibizionismo, quindi molto probabilmente gli Scorpioni di quegli anni sono degli artisti, degli attori, dei performer. Anche dei politici, sempre per la simbologia, della politica legata a Plutone, sono anche dei politici, possono essere anche dei ricercatori, perché comunque Plutone, quando riesce a scendere in profondità, è forse il pianeta più adeguato ad occuparsi di cose che sono all'ombra, di cose misteriose, insomma, tutto quello che fa parte della cronaca, dei misteri, anche con quegli argomenti che toccano la magia, che oltre che l'arte, che toccano, non lo so, la magia, dalla magia all'indagine, alla politica, alla ricerca, alla chimica, i liquidi. Plutone, Scorpione sicuramente governa i liquidi, per esempio in quegli anni è stato già accennato Plutone e Scorpione congiunto a Saturno, diede per esempio vita all'AIDS, questo perché era una malattia a trasmissione sessuale che lo Scorpione, un ambito che lo Scorpione governa. Quindi, per esempio, quest'anno la congiunzione di Saturno e Plutone in Capricorno ha messo, diciamo, in difficoltà le istituzioni con un virus di altra portata. Spesso si collega, per esempio, il Capricorno ai polmoni. Infatti, se voi indagate, troverete anche, insomma, dei Capricorno che hanno dei problemi alla cassa toracica, alla gabbia toracica e ai polmoni. Quindi, insomma, questa può essere una delle possibili spiegazioni del Covid. Insomma, quindi i segni nei quali si trova lo scorpione vengono comunque trasformati o viene portato alla luce qualcosa che era latente e che era sotterraneo e che era ora che venisse a galla per essere affrontato, per diventare pubblico, per arrivare sotto gli occhi di tutti. Poi ovviamente gli avvenimenti dipendono anche da altri pianeti che Plutone incontra nel cielo mentre percorre lo zodiaco. Comunque, gli scorpioni di quegli anni, quindi dal 1983 al 1995, sono più scorpioni degli altri. Sono più intensi, sono più magnetici, probabilmente sono anche un po' più combattuti. Hanno sempre questa lotta tra luce e ombre, magari più forte degli altri. Comunque una congiunzione di Plutone al Sole lo potenzia sicuramente e non lo debilita, perché lo scorpione è vicino al suo governatore. Al contrario, quadrature, in questo senso, diciamo, le persone che vivono, che sono ancora viventi, possono aver avuto delle quadrature di Plutone al Sole in Scorpione. Sono in Leone e in Acquario. Plutone in Leone dovrebbe risalire agli anni 40 e in Acquario lo avremo in realtà invece fra alcuni anni. Plutone sarà in acquario nel 2024, quindi la quadratura di Plutone al Sole, che in questo caso è soltanto per gli scorpioni, è soltanto quella degli anni 40 e 50, quando c'era Plutone in Leone, può renderli più esibizionisti e quindi più portati verso la luce, verso l'esibizione, verso la manifestazione dello scorpione tipico, perché ovviamente Plutone in questo segno, che è il segno del leone, non è completamente a suo agio, quindi potrebbe tendere agli eccessi.
Perché vi ricordo sempre che Plutone potrebbe avere già in sé una dote di esibizionismo, quindi chi ha Plutone e Leone potrebbe tendere agli eccessi in questo modo. Quindi sono quegli scorpioni diciamo, di quel ventennio, gli scorpioni di quegli anni, forse hanno questa qualità. Saltiamo anche l'opposizione di Plutone al Sole, che credo per uno scorpione sia particolarmente castrante, perché è veramente un gioco di forze opposte e contrapposte, ma lo saltiamo perché riguarda i nati del 1800, della seconda parte del 1800, quindi 1850-1870, 75, quindi è una cosa fuori dalla nostra portata. Comunque sicuramente un Plutone in un segno diametralmente opposto al suo potrebbe tendere magari ad attaccarsi forse troppo alla materia, più un discorso di possesso, di materialismo, insomma andrebbe indagato e approfondito. Comunque è una posizione che per il momento non ci riguarda. Ovviamente invece i sestili e i trigoni di Plutone al Sole, a un Sole in Scorpione, sono comunque meravigliosi. Probabilmente sono meno intensi della congiunzione Sole-Plutone e probabilmente danno anche meno contrasti. Quando l'aspetto di Plutone è favorevole a un Sole Scorpione, gli permette di alternare, gestire questo contrasto insito nel Sole, quindi questo contrasto insito neanche nel segno di, nel pianeta Plutone, e quindi probabilmente c'è una gestione agevolata, felice e più fortunata di queste luci e ombre, quindi maggiore consapevolezza, facilità di risolversi quando magari ci si rende conto che si sta esagerando, che si è entrati in un ambito che non ci compete. Ricordiamoci sempre che magari uno scorpione scompensato, magari con degli aspetti dissonanti di Plutone, può tendere invece che a scavare dentro di sé, sua grossa mission, può tendere a invadere le vite degli altri. Quindi, perché comunque sente il bisogno di scavare, ma ha paura di fare luce nella propria ombra, quindi cerca le ombre degli altri. Quindi un sestile o un trigono rendono uno scorpione più consapevole, più facile da gestire, più capace di gestirsi e sicuramente più proiettato verso il cambiamento e la trasformazione, quindi anche capace di guardarsi dentro, di mettersi in discussione, cosa che potrebbe fare spaventare uno scorpione, guardarsi e permettere a qualcuno di guardare la propria ombra. Quindi sono felicissimi i sestili e i trigoni di Plutone a un sole in Scorpione. Allora, con Plutone si conclude il viaggio nel segno del magnetico, meraviglioso, sensuale, combattivo, segno dello Scorpione. Io spero di aver risposto alle vostre domande, alle vostre curiosità. Se così non fosse, ditemelo, faremo un altro video. E scrivetelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video, quello dei pesci. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!